Tentato colpo notturno a danni della chiesa Santa Maria degli Angeli ad Acireale, la porta in ferro regge, l'intento fallisce. Cambio al timone delle chiese della diocesi di Acireale, annunciate le nuove nomine vescovili dei sacerdoti. Calcio, primi movimenti in Serie D in casa Acireale, sembra certo il ritorno del tecnico De Sanzo. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter. In primo piano il tentato colpo notturno a danni della Chiesa dei Cappuccini, meglio conosciuta, la Chiesa Santa Maria degli Angeli ad Acireale. Vediamo cos'è successo. Veglio per la comunità parrocchiale della Chiesa Santa Maria degli Angeli di Acireale, dopo il tentato furto avvenuto nella notte. Ignoti, con l'aiuto di una sedia, sono riusciti a... Brutto risveglio per la comunità parrocchiale della Chiesa Santa Maria degli Angeli di Acireale, dopo il tentato furto avvenuto nella notte. Ignoti, con l'aiuto di una sedia, sono riusciti ad entrare in uno dei locali attigui dell'ex convento Cappuccini, oggi adibiti ad uffici comunali. Arrivati al primo piano, i malviventi hanno rotto il vetro, probabilmente ferendosi, viste le tracce di sangue rinvenute sul posto. Una volta diretti verso la porta della chiesa, mirando probabilmente ai preziosi candelabri e ai soldi delle offerte, sono stati costretti ad abbandonare il proprio intento sacrilego, non essendo riusciti a scardinare la porta di ferro. È stato un parrocchiano ad allertare padre Calogero Frisenda intorno alle 4 del mattino, insieme ai carabinieri di Acireale. Stamattina, intorno fra le 4 e le 5, sono stato avvisato telefonicamente da un parrocchiano che abita lì nella zona, mettendomi in allerta. Sono penetrati nei locali della chiesa, rompendo dei vetri della mansarda lì, più che altro dove c'è la caldaia dei riscaldamenti della chiesa, e hanno fatto più che altro danno. Hanno rotto dei vetri, hanno portato via degli attrezzi, hanno tentato di entrare in chiesa, ma fortunatamente non ci sono riusciti. Di questo ringraziamo il Signore e ringraziamo anche la comunità, gli abitanti, i fedeli che abitano vicino alla parrocchia, così attenti, così premurosi. Adesso, al vaglio della polizia scientifica, le tracce di sangue rinvenute. Non è ancora noto se la scena sia stata immortalata da telecamere presenti sul posto. Certamente non è bello, no? Svegliarsi la mattina e pensare che qualcuno sia entrato nella tua chiesa, nel tuo edificio sacro, perché ti senti violato della tua privacy. Però certamente dispiace, perché questi sconosciuti, uno di questi, non sappiamo se non ho più di uno, si sono fatti male, ci sono anche delle tracce di sangue. Questo ovviamente dispiace, però noi attendiamo che la giustizia faccia il suo corso. A Catania i carabinieri impegnati nel contrasto all'illegalità diffusa nelle zone della Movida hanno perquisito 6 ragazzi trovati in possesso di droga, 6 assuntori tutti catanesi tra i 18 e i 39 anni che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Un 37enne tunisino invece è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre si trovava in piazza Stesicuro, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all'assunzione di alcol e droghe. Ha spintonato i militari che gli chiedevano i documenti di identità. Movida sotto controllo anche nei comuni di Giardini, Naxos, Taormina e Letoianni. I carabinieri hanno denunciato un giovane per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e altri 4 giovani sono stati segnalati quali assuntori di droga. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Taormina, coadiuvati dai militari della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno poi intensificato i controlli sul litorale ionico di competenza, elevando diverse sanzioni per mancato rispetto delle norme del codice della strada. Ore di apprensione invece a riposto dopo la scomparsa di una bimba di 3 anni, dalla quale non si hanno notizie dallo scorso venerdì.
Sono ore di grande apprensione a riposto per la piccola Alessandra Pappalardo, una bambina di 3 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso venerdì. Difatti la bimba di 3 anni è scomparsa insieme alla madre, una donna ucraina di 44 anni, e alla sorella di 13 anni, anche lei di nazionalità ucraina. Il padre, il 59enne ripostese Leonardo Pappalardo, ha sporto denuncia alla compagnia Carabinieri di Giarre, temendo che si tratti di un allontanamento volontario della moglie che potrebbe averla già condotta fuori dal paese. L'uomo, disperato, dopo aver presentato la denuncia ai carabinieri, adesso lancia un appello accorato, chiedendo aiuto a chiunque possa aver visto la bambina in queste ore. La moglie, infatti, si sarebbe allontanata da casa senza portare con sé vestiti, ma soltanto 2 cellulari, un caricabatterie e la carta di credito. Il mio assistito è preoccupato per le sorti della figlia, ha dichiarato Enzo Iofrida, avvocato di Leonardo Pappalardo. Non sappiamo se la moglie abbia intenzione di portarla fuori dall'Italia, magari nel proprio paese. Chiediamo la collaborazione di tutti. Stiamo diffondendo la foto e le generalità della bambina nell'interesse della minore affinché possa essere ritrovata velocemente. Chiunque l'abbia vista lo segnali ai carabinieri. Il fattore tempo in questi casi è fondamentale. Sul caso vige il massimo riserbo. Tutto è blindato. Il comando provinciale dei carabinieri di Catania fa sapere che al momento non è possibile rilasciare dichiarazioni in relazione alla delicata fase di indagini in corso. Vedremo quindi come si evolverà la situazione nelle prossime ore. E ieri nel mare di Aci Castello una mattinata particolare. La Procura di Catania ha aperto infatti un fascicolo sulla disgrazia verificatasi appunto nel mare di Aci Castello, dove un uomo tra i 50 e i 60 anni è morto annegato nello specchio d'acqua antistante un lido. Il cadavere è stato recuperato da un gommone dei vigili del fuoco di Catania, come vedete dalle immagini, nucleo sommozzatori. Non si conoscono al momento le generalità della vittima. Allarme invece questa mattina a Biancavilla, un forte odore di idrocarburi proveniente da un tombino ha fatto scattare l'allarme con l'intervento del nucleo speciale dei vigili del fuoco. Un forte odore di benzina proveniente da un tombino che si trova tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Chiete a Biancavilla ha fatto scattare l'allarme questa mattina fra i residenti della zona, che hanno subito allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale stazione e gli operai del comune. Le vie in questione sono state chiuse al transito. Un odore forte di idrocarburi rilevato poi anche dagli strumenti in dotazione ai pompieri. Aggiungere sul posto anche la squadra del nucleo NBCR, ovvero nucleare, biologico, chimico, radiologico, proveniente dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, con attrezzature ancora più avanzate. Sono stati così ispezionati diversi tombini della zona, ma nonostante la rilevazione degli odori, nulla è stato possibile accertare. L'ipotesi è quella che qualcuno abbia scaricato nella fognatura, per disfarsene, qualche prodotto particolare, solvente o addirittura carburante. Il forte odore via via poi è svanito e l'allarme così è rientrato. Nel frattempo giungono notizie da Riposto, la piccola Alessandra sarebbe ancora a Riposto, secondo le ultime notizie la madre non sarebbe ancora partita alla volta dell'Ucraina e il padre sarebbe forse riuscito a mettersi in contatto con la donna, che sarebbe al momento ospite di alcuni connazionali. Queste le ultime news, ovviamente nelle prossime edizioni del nostro giornale certamente ne sapremo di più. Adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti e torniamo. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente.
sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Marchi ottica e fotografia OXO, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 18.05. Autoriparatori di fiducia, da sempre. PharmaLocker è il nuovo servizio della farmacia in Pellizzeri che ti permette di ritirare farmaci e prodotti in qualsiasi momento della giornata, senza fila. Puoi prenotarli telefonicamente o tramite l'app. Utilizzando l'app Farmacia in Pellizzeri puoi inoltre rimanere aggiornato su tutte le iniziative screening dedicate alla salute, alla bellezza, servizi e promo in corso. Farmacia in Pellizzeri, banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia in Pellizzeri, passione e professionalità sempre a tua disposizione. Centro Analisi Murabito, dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio, personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Parliamo di rifiuti. Approvato ad Acireale, sede legale della SRR Catania Provincia Nord, la società che, per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, il bilancio 2022. Si è svolta al Palazzo di Città di Acireale, sede legale della SRR, società di regolamentazione dei rifiuti, Catania Provincia Nord, l'assemblea dei comuni soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. L'atto finanziario, al termine di una serie di adempimenti, è stato approvato all'unanimità. L'uscente presidente Caragliano, a nome del CDA, dell'assemblea e del personale della società, ha ritenuto doveroso ringraziare il componente dimissionario dal CDA Stefano Alì per il supporto, la collaborazione e l'attività dallo stesso espletata in questi anni. Caragliano ha tracciato poi un bilancio sull'attività della SRR nell'ultimo anno, che ha visto l'avvio della gara d'ambito settennale per 11 comuni, mentre quello che si sperava potesse diventare un altro importante traguardo, ovvero l'avvio della progettazione per l'impianto di compostaggio da far sorgere nel territorio del comune di Randazzo, è attualmente in stand-by per un ricorso al CGA da parte di un concorrente partecipante alla gara. È auspicabile che al più presto il CGA emetta la sentenza, ha sottolineato il presidente Caragliano, perché solo con la realizzazione degli impianti pubblici si potrà essere autosufficienti ed avere un vero risparmio per le nostre comunità. Si è visto come nel corso dell'anno 2022 molti comuni, pur aggiungendo importanti percentuali di raccolta differenziata, hanno dovuto rivedere le tariffe della Tari a causa del trasferimento fuori regione o addirittura all'estero dei rifiuti indifferenziati.
A tal proposito, Caragliano ha ricordato all'Assemblea le continue sollecitazioni all'assessorato regionale all'energia per ottenere un intervento di sostegno economico per l'incremento dei costi di conferimento in discarica. Cambio al timone delle chiese della diocesi di Acireale, annunciate le nuove nomine vescovili di molti sacerdoti. Annunciate dalla diocesi di Acireale le nuove nomine dei sacerdoti che presteranno il loro servizio nelle varie comunità parrocchiali. Diversi trasferimenti resi noti dalla cancelleria vescovile, con le nomine del vescovo Monsignor Antonino Raspanti che hanno interessato diverse parrocchie, comprese nel territorio della diocesi acese, e che saranno attivi nel mese di settembre. Nello specifico, Don Mario Camera viene spostato da Stazzo Scillichenti per essere nominato responsabile della comunità del propedeutico e parroco della comunità parrocchiale Santa Maria la Scala nell'omonima frazione di Acireale. Don Francesco Mazzoli, invece, da Santa Maria la Scala viene nominato parroco della comunità parrocchiale Santissimo Salvatore di Acireale. Don Giuseppe Pavone viene spostato da Pozzillo per vedersi affidata la comunità parrocchiale Santa Maria la Stella nell'omonima frazione di Aci Sant'Antonio, sostituendo Don Emanuele Nicotre, che a sua volta ottiene l'incarico di parroco delle comunità parrocchiali Santa Maria delle Grazie e San Francesco di Paola di lingua glossa. Per Don Andrea Grasso, già segretario vescovile, arriva la nomina parroco della comunità parrocchiale Santa Margherita Vergine e Martire di Pozzillo, frazione di Acireale. Don Luigi Privitera, invece, da vicario parrocchiale di Aci Bonaccorsi, è nominato amministratore parrocchiale delle comunità parrocchiali San Giovanni Nepomuceno di Stazzo e Maria Santissima del Rosario di Pompei di Scillichenti, frazione di Acireale. Infine, a Don Paolo Giurato, già cappellano in ospedale e collaboratore a San Cosmo, viene affidata la nomina di amministratore parrocchiale delle comunità parrocchiali Maria Santissima Immacolata di Dagala del Re e San Mauro Abate di Monacella, frazioni di Santa Venerina, mentre Don Antonio Agostini, già vicario parrocchiale della cattedrale, ottiene l'incarico come segretario vescovile. Ad Acireale nasce l'Emporio della Solidarietà Madre Teresa da una intuizione di Don Orazio Caputo, vice direttore della Caritas diocesana. Si tratta di un locale adibito a negozio situato in Corso Savoia al Civico 102 che sarà inaugurato questo pomeriggio alle 17 dal Vescovo Monsignor Antonino Raspanti, un'occasione per aiutare i più poveri che avranno l'opportunità di avere abiti non più utilizzati, donando anche una simbolica offerta per dare significato e senso al valore del denaro. Ad Aci Castello invece partiranno nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione dell'oratorio parrocchiale con parte dei fondi dell'8x1000, un iter avviato già anni fa dal compianto parroco Don Nino Merlino. Ha rappresentato per intere generazioni un punto di riferimento dove svolgere qualsiasi tipo di attività, ma come accade per qualsiasi edificio anche l'oratorio parrocchiale San Mauro Abate di Acicastello è stato investito dallo scorrere del tempo, i cui segni sono evidenti in diverse parti della struttura. Da diversi anni infatti si attendevano dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dei locali, la cui richiesta era partita dal compianto parroco Padre Nino Merlino con la stesura di progetti. Adesso la svolge. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per un importo di 170.000 euro, la cui somma sarà ricoperta per il 70% dall'8x1000 alla Chiesa Cattolica, mentre il restante 30% dai contributi offerti dalla comunità. Il termine previsto di tali interventi è entro la fine dell'anno. A mettere nero su bianco alla curia sono stati il vicario generale della diocesi, Monsignor Agostino Russo, il direttore dell'ufficio beni culturali, Don Angelo Milone, e il suo vice, Don Rosario Pappalardo. L'attuale parroco di Acicastello, Monsignor Sebastiano Raciti, e i responsabili della ditta alla quale sono stati affidati i lavori. Nel settembre del 2021 l'approvazione del progetto da parte della Curia e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania. Mancava solo un ultimo tassello, il nulla osta, arrivato il 15 febbraio di quest'anno. Attraverso questo documento è stato possibile comunicare al Comune di Acicastello l'inizio dei lavori. Oratorio, spazio di vita e luogo di
incontro per tutta la comunità. Queste le parole del parroco Monsignor Sebastiano Raciti, che sottolinea come l'inizio di tali interventi rappresenti un momento importante per la comunità castellese, che negli anni ha ospitato attività catechistiche, gress, scout, attività ludico-ricreative, tornei di pallavolo, calcio, teatrali e associazioni. Un luogo attivo vicino alla chiesa San Giuseppe e alla piazza centrale del paese, dove ogni giorno si riempiva di giovani e bambini nelle loro rispettive attività. Un pensiero, Monsignor Raciti, lo ha rivolto al suo predecessore, padre Nino Merlino, che si è battuto per la rinascita dei locali, e alla comunità che si è mossa con le offerte. Confido che il recupero del salone parrocchiale e i locali annessi segnerà un rinnovato impegno per costruire una comunità fraterna e aperto all'incontro, perché il messaggio del Vangelo diventi fermento di nuova umanità. Aggiungi un posto al tavolo, firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa. È questa l'iniziativa che la CISL sta portando avanti e che domani un gazebo farà tappa anche ad Acireale. Sarà presente Maurizio Attanasio della CISL provinciale domani a partire dalle 17 e fino alle 19:30. Un gazebo sosterrà in piazza Duomo. Sarà possibile dunque firmare la legge, appunto, di iniziativa popolare, che dicevamo promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa. Adesso ci fermiamo, una pausa pubblicitaria, tra poco. Quest'anno per la prima volta abbiamo fatto dall'80% ad aprile, siamo riusciti a fare a maggio il 98% mai di occupazione, e anche questo mese di giugno stiamo proseguendo con un tasso di occupazione che andrà a rappresentare il 98%. Sarà un anno meraviglioso, gli alberghi sono pieni, anche gli extra alberghi sono pieni, il B&B, diciamo, c'è un pubblico molto importante che quest'anno... Taormina, protagonista, finalmente, con un sindaco degno di questo nome, Cateno De Luca. Su Etna Channel, tutto in di Franco Perdighizzi. Sabato e domenica, ore 21 e 20. Canale 199 in tutta la Sicilia. Di scegliere Opel Corsa. Perché accontentarti quando puoi avere tutto e subito? Oggi Corsa è tua da 129 euro al mese. TAN 2,99, TAG 4,59. Anticipo 1.467 euro, 35 rate mensili o 18.000 km. Rata finale 11.353 euro. Con scelta Opel fino al 30 giugno. Info su opel.it. Ti aspettiamo in concessionaria. A Catania in via Vitaliano Brancati 25. A Riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Devi traslocare? Ci pensiamo noi! Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Angelo La Rocca Traslochi, da 40 anni nel settore. Traslochi da o per tutta l'Italia e anche all'estero. Provvediamo a qualsiasi evenienza, smontaggio e rimontaggio dei mobili, anche con modifiche per l'adattamento. Trasporto con i nostri contenitori di ogni cosa. Personale qualificato tratterà con cura ogni singolo pezzo. Noleggio autoscale, deposito per custodia mobili assicurato. Angelo La Rocca Traslochi, prezzi competitivi. Ad Acireale in via delle Terme numero 4. Per info 095 60 11 86 o 393 33 100 47 o sulla pagina Facebook. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino Piazza Duomo, a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo.
Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in Via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. In apertura di terza parte, riflettori sul Taormina Film Fest. Grande delusione ieri per i fan di Harrison Ford. Vediamo. Taormina non è mai stata così gremita come in questi giorni in occasione del Taormina Film Fest. Ieri una folla di fans attendeva il red carpet del cast di Indiana Jones e il quadrante del destino già dal primo pomeriggio. Ore di attesa vana però, perché alla fine Harrison Ford e il cast del film ha glissato il red carpet con grande delusione di quanti attendevano da ore sotto il sole. L'assenza è stata giustificata per motivi di sicurezza data la piazza gremita, ma Harrison Ford gli interpreti del film si sono fatti perdonare dai migliaia di fan giunti in Sicilia da molteplici destinazioni quando, davanti alla gremitissima platea del teatro tutto sold out, sono apparsi con una scoppiettante sorpresa i fuochi d'artificio intorno allo schermo che proiettava immagini di Indiana Jones davanti al mare della Sicilia, peraltro location di alcuni set. Presenti sul palco insieme a Ford anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, introdotti dai co-conduttori della serata Fabio Rovazzi e del Vira Terranova. Il presidente di Walt Disney Italia, Daniel Frigo, ha salutato sul palco i centinaia di bloggers, influencer e youtubers accorsi da ogni parte del mondo. A fare gli onori di casa il sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Esther Bonafede, il direttore artistico Beatrice Venezzi e il direttore esecutivo e co-direttore artistico della manifestazione, Barrett Wiseman. Nel pomeriggio di oggi, grande attesa per la masterclass di John Landis in programma alle ore 18 a Casa Cuseni. Il re della commedia parlerà del suo percorso e dei film che hanno segnato la sua carriera e il suo stile. A tal proposito è in corso alla Casa del Cinema di Taormina fino al 1 luglio una retrospettiva dei suoi film più belli e di quelli scelti da lui. In arrivo sul blue carpet di oggi la regista Rockwell e la star musicale Teyana Taylor, che al Teatro Antico proietteranno il film A Thousand and One, un'opera già premiata al Sundance Film Festival, che vede la Taylor nei panni di una donna libera e impenitente che rapisce il figlio di 6 anni del sistema di affidamento per recuperare il senso di una casa, identità e stabilità con le difficoltà di una metropoli, New York, in rapido cambiamento. La regista terrà una masterclass domani alle 16 a Casa Cuseni. Alle 10.30 di domani invece, in arrivo per una speciale masterclass al Palazzo dei Congressi di Taormina, Bella Thorne e i protagonisti di Influential Shorts. Lo sport: è calato il sipario allo stadio ACI e Galatea di Acireale sulla manifestazione ACI Atletica 2023. Grande successo per la manifestazione ACI Atletica 2023, che per la prima volta ha portato Acireale e la Sicilia alla ribalta sportiva dell'atletica leggera, con circa 1800 atleti in gara e quasi 300 società coinvolte. Ieri l'epilogo proprio dei campionati italiani individuali Master Outdoor, rivolti agli atleti over 35 vissuti nello stadio ACI e Galatea di Acireale, organizzati e promossi dall'SD Goal and Brain sotto l'egida della FIDAL nazionale. Un indotto per il territorio di Acireale notevole, e sicuramente ritorneremo qui in questo campo nuovo di zecca a fare altre manifestazioni importantissime. Già è pronta una per una manifestazione regionale il 27 e 28 agosto. Sabato pomeriggio, a corollario della manifestazione, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale dell'evento, con contestuale inaugurazione della pista d'atletica appena ristrutturata. Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti della passata amministrazione. Nuova pista di atletica finanziata dal CONI e ristrutturata appunto dal Comune di Acireale. In una 3 giorni fantastica, molto bella, con i campionati italiani, con una grande organizzazione, con tanti atleti e tante persone che sono arrivati nella città di Acireale a visitare anche la città. Siamo veramente contenti di ospitare questa manifestazione, di collaborare con coloro che l'hanno organizzata e speriamo, anzi siamo sicuri, che questa sia
semplicemente l'inizio di una stagione di grandi eventi. Tutte quelle categorie di atleti oltre i 35 anni che continuano ad impegnarsi nell'attività sportiva, che è anche un momento di attività per la propria salute e anche un esempio per quanto riguarda i giovani atleti che in tutto il territorio italiano si avviano all'attività sportiva. Il campo di Acireale è bellissimo, è appena stato rinnovato ed anche omologato dalla federazione, e io devo ringraziare sicuramente l'organizzatore per l'impegno che ha profuso per poter rendere possibile questa manifestazione, che ha portato tantissime persone nella città di Acireale a conoscere questo bellissimo territorio. E adesso il calcio, primi movimenti in Serie D in casa Acireale, si profila il ritorno del tecnico De Sanso. L'Acireale ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di un tecnico che è già stato sulla panchina granata ma il cui nome non è ancora stato ufficializzato, perché il mister dell'Acireale 2023-2024 sarebbe ancora legato da un contratto professionistico in scadenza il 30 giugno, circostanze che di fatto restringono i nomi in rosa a uno, perché c'è un solo allenatore che è già stato seduto sulla panca granata e ancora in attività e che è legato a un contratto professionistico. Insomma, salvo clamorosi colpi di scena, il nome di Fabio De Sanso dovrebbe essere ufficializzato già sabato o al più tardi nei primi giorni di luglio. Quale squadra sarà messa a disposizione del mister? A Gatino Chiavoro è al lavoro per costruirla, sulla indicazione che gli ha dato la dirigenza. L'Acireale intende infatti rispettare un budget ben preciso e dentro quel margine il DS dovrà muoversi per allestire l'Acireale edizione 2023-2024. Giocatori di qualità quindi, ma che non pretendano troppo, il che di fatto chiude la porta a improbabili ritorni come quello di Lodi, fuori budget comunque anche per ragioni di età, dato che in rosa ci sarà già un giocatore di grande qualità ed esperienza che risponderebbe al nome di Peppe Savanarola. Chiavaro per il momento si sta concentrando sull'attacco, reparto da rifondare rispetto alla passata stagione, si starebbe cercando di portare in granata il fromboliere del Sant'Agata Cicirello, ma ci sono stati contatti anche con l'ex Cavese Palma, ci sarebbe poi anche la disponibilità di tornare a vestire la maglia granata di Mattia Tumminelli. Si stanno però cercando anche uomini per il reparto arretrato, si starebbe cercando di trattenere Guarino, anche se il DS si sta guardando attorno, una scelta potrebbe essere il ritorno di Cadili, ma sulla lista di Chiavaro ci sarebbero anche l'ex casalano Ciro Cipolletta e l'ex vibonese e cavese Enrico Altobello. E poi naturalmente la nidiata di Under da affiancare ai big. Da questo punto di vista occhio al regolamento che torna al sistema pre-pandemia, quindi non più 4 under ognuno di una fascia d'età diversa, ma suddivisi in 3 fasce. In campo dovranno andare almeno un 2003, 2 2004 e un 2005. Individuata anche la sede del ritiro precampionato della Acireale, che si dovrebbe svolgere nell'entroterra messinese nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea. Intanto si è accasato altrove il tecnico uscente Gnoffo, sarà il nuovo allenatore del Ragusa. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 29 gradi, i venti saranno deboli, il mare poco mosso. È tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.